dai priorità. Oh. Dipende. Che prende, prende pistole sarebbe pistole. Si chiama pistola, però no, perché ha una quantità che mi sa che no, tutti sembrano. Ma no, prendi, ma portala anche il farmacellaio. Che prende, che prende, ce la fornisce Ferruccio oppure no, 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 c'ha lo stesso fornitore mio. Io ho due fornitori. È solo che è più feroce a pagare, ma più feroce che prende, no, si è trattato, è caro. No, a pagare i grossissimi. È più feroce. È più feroce. No, e poi prende sti cosci danesi che prendo pure io di prima scelta e gli dà 3 settimane di frigorifero, 3-4 settimane di frigorifero. Per farla frullare, io adesso non lo faccio più perché non lo stivo, non conviene troppo, però io ho sempre nel frigorifero c'ho sempre 3 o 4 cosci per 6-7 mesi, no, mesi ma un mese, ma sì, un mese è frullato, un mese. La chianina, la chianina non vale un cazzo. Come? Non vale un cazzo. Ma non è che una carabina non c'è, perché non esiste a Roma, e quella la buona sì, cioè buona oppure la maggior parte viene la chianina dicendo che è chianina, a chianina pezzotta, a chianina pezzottana, stiamo a vedere bene la storia Italia e Brasile, io qua mi sto a fare una cultura, ma è troppo la partita qua, mi sto a fare, ma chi sta entrando, quella cosa è Lenny Kravitz, sta entrando Lenny Kravitz, sta dal circo, sta entrando Lenny Kravitz, no, che altro c'è una canzone. Questa è la cultura vera. Zio Frank, Zio Frank, Canaro Prezzo, questo è il tridente, potremmo andare una giornata lì. Il Grenolino? Grenolino. Grenolino. Chi è Grenolino? Chi è? Zio Frank, Canaro Prezzo. Quindi la chianina da stasera fa cagare. O meglio. Quella che sta qua. 8% vera, tutto il resto è pienso qua. E che ce l'hanno al posto della chianina? L'Austria. Come niente. L'Austria. L'Austria, la Germania, stiamo a giocare a rischio, stiamo a giocare a rischio, ma è macellaio o è una partita di rischio? Questa non è la lascia, ma hai chiesto permesso di fumare in casa del Tanano? Ivano, è stata la più grande goduria della mia vita. Ivano, io le chiedo scusa, io da gran signore mi sono messo fuori a finire la sigaretta, non ha mai fumato nessuno, vai dentro che puoi fumare. No, io vi chiedo scusa, l'ospite per me è sacro, può fare quello che no, per me l'ospite è un maleducato, non ha mai fumato nessuno qua dentro, cioè Ivano la prima volta già stato il culo, però ho visto la situazione. E se gentilmente potessi spegnere la sigaretta? No, quando no, no, casa mia. Quando la casa? Casa mia, Andrea, puoi fumare? Ma non fa fenomeno, domani? Certo, bel pezzo di merda, so su una cosa. Sì, perché sono. Una cosa. Oh. A me, poi al canale non mi viene, perché il canale è Fulvio. Fulvio. Fulvio non avrebbe mai sfondato sul web. Vabbè, ho fatto una domanda a questi. Tu pensi che Porco Sabotino, quando ho detto di storia del Canero, se sono bruttiglio, ho detto ancora. Tu ti rendi conto che come Andrea non avresti mai avuto interesse, zio Frank? Sei una persona che almeno una persona all'anno ti saluta per strada. Senti, allora, Frank, zio Frank, mi chiamavano Panucci. Sì. Mi chiamava zio Frank. Chi altro mi chiamava zio Frank? E pensa quanti? Del vecchio mi chiamava zio Frank. Quello della Ruffottica? No, quello non mi chiama, no, proprio. Non fate niente male agli occhiali, manco come testimone. Manco mi saluta questo. Manco mi saluta. Come finisce questa partita, Canà? Vince la nazionale. Una delle due sicuramente. Una delle due sicuramente. No, no, vedi, vince la nazionale, questa è. Pragmatismo vincente che non si espone mai. Lui ha vinto. Sicuramente vince la nazionale. Vince la nazionale. È paradigma. Ce lo stai male. Via la vita.